sabato, quando ci vedevo in teatro per assistere solo allo spettacolo, ma salutare voi, la prima generale, per non venire la prima volta solo a voler dare questa capacità di missione. In particolar modo a dimostrare la mia disponibilità nei confronti dei lavoratori, per quanto riguarda anche la gestione del parco della musica, le attività connesse al parco della musica, il mio interesse è quello che venga valorizzato l'operato del teatro, connesso ai lavoratori che lavorano nel teatro lirico, che il parco della musica non può prescindere da quello che fa il teatro lirico, da quello che i lavoratori operano all'interno del teatro lirico e anche le pertinenze del teatro, gli edifici, il piccolo teatro devono lavorare sotto la diretta responsabilità del teatro e di conseguenza valorizzando e non mortificando tutte le professionalità presenti all'interno del teatro. Perché so c'è un'idea diversa di utilizzare soprattutto non tanto gli spazi quanto le risorse economiche che sarebbero andate, che arriveranno per utilizzare gli spazi in modo diverso. Io credo che quelle risorse, 6 milioni di euro all'incirca che dovrebbero arrivare, devono essere utilizzate al meglio dal teatro lirico per far funzionare il parco della musica per un polo di musica, teatro, opere e quant'altro, possibilmente immaginando anche nuove produzioni, creare gli spazi all'opera e magari coinvolgendo il conservatorio e gli altri soggetti che operano tra il conservatorio e soprattutto la Villa Muscas, proprio per non disturbare la possibilità di realizzazione di spettacoli all'aperto con l'attività del Cineforum che c'è, che si svolge l'estate degli spazi di Villa. Quindi il calendario, la programmazione, io credo che basta in capo al teatro lirico, maggiore che opera, perché credo che sia opportuno fare questo. Per quanto riguarda invece, mi scuso per il ritardo, ma sempre in tema di spettacolo, per gli eventi e quant'altro, siamo per me, ma come sapete, la fiera dell'assenza della finita di utilizzare quest'anno l'anfiteatro romano, e quindi ho incontrato il presidente della Camera di Commercio per raggiungere un accordo per fiera di 150.000 euro, è un debito fuori bilancio che abbiamo pagato, una traccia breve, ha tagliato con l'accetta le risorse del comune anche nel settore pubblico. Quindi abbiamo avuto difficoltà di incontrare il presidente della Camera di Commercio, perché la Camera del Commercio tutto benissimo sulla fiera per venirci incontro di uso dello spazio. Per quanto riguarda tutte le altre questioni, visto che la convocazione anche del CDA qualche tempo fa per il fine mese, io credo che attraverso tutti gli altri problemi possono essere affrontati non oggi a ridosso della prova generale, ma anche io sono a disposizione, 21